Passo la parola al professor Massimo Morini di Banca IMI, che tra l'altro associa una carriera professionale a un'incredibile carriera accademica e professore anche qui a Lusi. Ringrazio per l'invito, ringrazio tutti voi per la partecipazione. Sarebbe bellissimo se comparissero le mie slide, in realtà le posso cercare qua. Perfetto, grazie mille. Dunque, io in realtà sono tornato da pochi giorni da Singapore e devo essere ancora sfasato con il fuso orario perché ho visto di aver messo la data sbagliata. In realtà a Singapore mi trovavo presso la loro banca centrale, che viene chiamata Monetary Authority da loro, a fare formazione ai loro dipendenti proprio sul tema blockchain e finanza, perché probabilmente saranno una delle prime giurisdizioni a sostanzialmente creare una criptovaluta sostenuta anche sostanzialmente dalle istituzioni nazionali, no? Quindi è bello sapere che dall'altra parte del mondo le criptovalute, che per noi sembrano ancora un qualcosa di esotico, no, invece stanno diventando qualcosa di ormai assolutamente accettato. Tra l'altro qui in Svizzera, forse nel mondo occidentale, siamo in una delle giurisdizioni più favorevoli e più interessate a questa realtà. Per le mie lezioni al MAS di Singapore avevo circa un migliaio di slide, ne ho proprio selezionate 5 o 6, un po' così, una qui e una là, perché c'erano alcuni punti che volevo segnalare. Innanzitutto, io ho comunque 20 anni di carriera nei mercati finanziari e devo dire che per me l'incontro con le criptovalute è successo in un modo un po' particolare, quando mi hanno chiesto di sostanzialmente studiare il fenomeno dei tassi di interesse negativi in diverse economie europee, no? sia nell'area elvetica sia nell'Unione Europea. E a questo punto mi sono trovato costretto a riflettere un po' di più su che cosa fosse il denaro, no? Che è una cosa su cui siamo convinti di avere moltissima dimestichezza, e come tutte le cose che abbiamo davanti agli occhi continuamente non ci fermiamo mai ad osservarle nel dettaglio. E così mi sono ritrovato ad accorgermi che la stragrande maggioranza del denaro che noi utilizziamo in un'economia moderna è denaro bancario. Cioè è denaro che sostanzialmente nasce dai depositi delle banche commerciali. È un denaro molto particolare che viene creato con una certa libertà dalle banche commerciali, e molto più di quanto non venga creato, a differenza di quello che si crede, dalle banche centrali. Per le banche commerciali rappresenta semplicemente un debito, quindi è una forma molto particolare di oggetto finanziario che poi la tradizione ci ha fatto utilizzare come denaro, ed è anche una forma di denaro che utilizza delle tecniche per essere scambiato e che risalgono alla fine del Medioevo, sostanzialmente agli anni del Rinascimento nelle città-stato italiane. E così ci ritroviamo oggi a renderci conto che la forma di denaro che noi utilizziamo più frequentemente è una forma di denaro che ha un tempo di trasferimento, si dice tecnicamente di settlement, sorprendentemente lungo, diversi giorni. È una forma di denaro che ha un rischio di credito, come è confermato dal fatto che ci sono delle garanzie statali sui nostri depositi, ed è una forma di denaro però che per noi è diventato irrinunciabile, perché è una forma di denaro sostanzialmente elettronico, sostanzialmente digitale. Il denaro bancario è una forma di denaro elettronico e ha fatto nascere tutte le forme di pagamento che oggi per noi sono fondamentali. Curiosamente, se si vuole trovare un'altra forma di denaro elettronico che possa essere scambiato con le tecnologie di oggi, bisogna andare a un denaro che è accessibile solo alle banche, che è il denaro nella forma di riserve presso la banca centrale, oppure, sorpresa, proprio le criptovalute. Addirittura le criptovalute hanno, dal punto di vista tecnico, le medesime caratteristiche del denaro presso la banca centrale, pur essendo comunque aperte a tutti. Non hanno un rischio di credito intrinseco, hanno un tempo di settlement che potremmo chiamare real time, perché si misura in qualche minuto, e sono nativamente denaro elettronico e nato
pagamenti fatti sostanzialmente online, no? Quindi era inevitabile che una persona che per 20 anni ha lavorato nelle banche vedesse in questa tecnologia qualcosa di assolutamente interessante, assolutamente appetitoso da studiare e da approfondire. Allora, le blockchain sono un piccolo capolavoro di innovazione tecnologica, molto più di quanto ci si immagini. Non sono, si parla spesso di tecnologia blockchain. La tecnologia blockchain, se esiste, è qualcosa che sta nascendo in questi anni, potremmo considerare il 2018, anno tra l'altro caratterizzato da una riduzione dei prezzi, probabilmente molto salutare per l'ecosistema. Nel 2018 si cominciano a vedere tanti gruppi di ricerca, tante aziende, tante università che producono tecnologia sotto l'etichetta di tecnologia blockchain. Ma originariamente la blockchain nasce mettendo assieme diverse innovazioni tecnologiche, che magari alcune esistevano da diversi anni, ma che sono assolutamente sottosfruttate per esempio dal mondo finanziario tradizionale. Tra queste c'è la firma digitale, uno strumento straordinario che è totalmente sottoutilizzato nell'economia tradizionale, i sistemi distribuiti e la tecnologia peer-to-peer che potrebbe risolvere tantissime delle problematiche di internet di cui oggi parliamo, anche quando ci preoccupiamo dell'eccessivo potere preso da alcune aziende o da alcuni social network che sostanzialmente utilizzano informazioni e produzioni nostri per fini assolutamente privati. Ecco, diciamo, queste tecnologie vengono messe assieme per creare questa incredibile possibilità di avere una forma di pagamento, una forma di denaro, una forma di prodotto monetario e finanziario che si basa soltanto sulla tecnologia su cui è sviluppato e non su reti di istituzioni o di intermediari. Ecco, a volte trovo difficoltà, magari per persone che hanno una conoscenza così da quello che si può aver origliato su un giornale, a spiegare che in realtà internet ha alcuni problemi strutturali che oggi, che è diventato così fondamentale per tutta l'economia, si fanno un po' sentire, no? Per esempio, su internet non è possibile avere un ordine specifico con cui vengono mandati i messaggi arrivano in ordine randomico, diverso da quello a cui sono spediti, e per creare un sistema di transazioni questo è un serio problema. Su internet non esiste un'autorità del tempo, su internet tutti i computer sono basati su degli IP dinamici, su degli pseudonimi, e internet ha un'architettura client-server che fa sì che quasi tutti i servizi siano centralizzati presso i computer di un'unica azienda. Ecco, la blockchain, aspetto che spesso viene poco sottolineato, trova una soluzione a tutti questi problemi che sono fondamentali per creare un sistema di valore che sia proprio nativo di internet, a differenza dei nostri sistemi di valore che sono assolutamente basati su istituzioni e intermediari esterni che poi utilizzano internet in qualche modo come un mezzo, no? Invece le criptovalute sono una specie di prossimo step nella tecnologia di internet, ed è assolutamente impressionante come questo non sia avvenuto sotto una spinta accademica. Spero che nessuno si offenda, anche se siamo in università, dire che le università hanno inseguito questa innovazione tecnologica, e quindi ci siamo ritrovati con tante criptovalute che sono nate dall'entusiasmo e dalle capacità di persone che non erano inserite in nessuna istituzione. E ci siamo di fronte anche a degli asset finanziari, perché ormai lo sono assolutamente, ne hanno tutta l'importanza, che sono molto volatili, questo è un aspetto che non va assolutamente trascurato, ma che hanno una caratteristica abbastanza impressionante. Se noi guardiamo alle loro correlazioni, ci accorgiamo che sono praticamente del tutto scorrelati rispetto all'economia tradizionale, che qua viene rappresentata dallo Standard & Poor's nell'ultima riga e nell'ultima colonna. Questa è una matrice che io ho stimato nel corso di un paio d'anni di crescita, e recentemente mi sono voluto togliere la curiosità di vedere cosa è successo alle correlazioni invece durante un anno completamente diverso come l'ultimo anno.
Bene, ho scoperto che in realtà sia Bitcoin che Ethereum hanno ancora una correlazione sostanzialmente zero rispetto allo Standard & Poor's, anche in una fase economica completamente diversa, sia per le criptovalute sia, diciamo, per lo Standard & Poor's. Tra loro le criptovalute invece nell'ultimo anno sono state parecchio correlate, cioè sono uno straordinario strumento di diversificazione in un portafoglio generale, mentre poi internamente non è così facile tra le criptovalute creare diversificazione, sono tutte ancora abbastanza legate una all'altra. Volevo dire due parole finali invece sul tema, un tema di cui si è parlato molto anche di questo, cioè dell'utilizzo della blockchain per banche e per istituzioni tradizionali, no? Io mi sono recentemente ritrovato ad ascoltare un discorso al Senato americano che mi è sembrato estremamente ottimista sul futuro di questa tecnologia anche nel mondo bancario, no? Ho detto, però non avrei mai detto che il capo della CFTC fosse così ottimista. Poi, guardando le note, ho visto che aveva preso la frase da un mio paper, e questa era forse la ragione per cui era così ottimista, ma mi sono quasi stupito anch'io, no? Perché sono parole che ho scritto 3 o 4 anni fa e oggi non vediamo molto utilizzo pratico della blockchain nelle banche, vediamo soprattutto sperimentazione. Non possiamo negare che mancano dei pezzi per un utilizzo istituzionale della blockchain. Mancano dei pezzi che sono legati al riconoscimento istituzionale delle criptovalute, mancano dei pezzi che sono legati alla necessità di una maggior stabilità dei prezzi, mancano dei pezzi che sono legati a una necessità di privacy che è tipica delle istituzioni bancarie tradizionali, però la cosa più interessante è che su tutti questi settori è in atto uno straordinario sviluppo tecnologico, per cui possiamo prevedere che non subito, perché poi le tecnologie di network ci mettono sempre tempo ad affermarsi, lo fanno in maniera discontinua, anche la crescita di internet è stata caratterizzata da un pattern del genere, ma alcune delle più straordinarie novità stanno proprio avvenendo in questi anni. Nel frattempo invece, secondo me, dobbiamo continuare a guardare alla blockchain pubblica, alla blockchain che nasce sostanzialmente fuori dal mondo istituzionale, come sfida alcune volte al mondo istituzionale, come la principale applicazione della blockchain in questi anni. Vi ringrazio e lascio la parola a chi viene dopo di me. Grazie. Nel caso ci fossero domande, comunque il professor Morini, che ringrazio, sarà presente nel panel di discussione, per cui potete comunque farle dopo.